effettivamente per strada non ci sono molti tedeschi perché preferiscono fare delle cose e quindi piuttosto che stare in mezzo alla strada a passeggiare inutilmente vanno a visitare dei posti come per esempio una fiera o un parco o un giardino o un museo, fanno delle cose. Probabilmente avrei potuto anche fare la barba, era un'occasione informale, ma insomma la barba ci stava. E qui era l'ingresso, insomma, un bel po' di gente che mano a mano arrivava. Questo era un po' triste, diciamo. Questo era il programma della giornata, quindi c'era un'infinità di cose, poi in sostanza non è che avesse molta importanza andarsi a guardare il palchetto lì, perché insomma vai a vedere la fiera e quindi... la fiera è divisa in padiglioni. Questo era il padiglione dello slow food, quindi del cibo, quindi molto affollato. Qui non c'era il pane di Matera, però insomma, considerato che la Germania ha 3.000 tipi di pane diverso ed è stato proclamato patrimonio dell'UNESCO nel 2015, quindi tantissima scelta. Questa è una piccola tavolata di sconosciuti sostanzialmente. Questa era la zona dello yoga, molto interessante per quanto lontanissimo da me, cioè nel senso mi piacerebbe ma non, non sono all'altezza, non fa per me, ho provato. Ringrazio anche Marco, il mio amico Marco, che ci ha provato più di una volta a convincermi a farlo, forse alla fine mi dovrò rassegnare a farlo. I mezzi elettrici, dalle macchinine insomma per chi ha problemi di mobilità alle macchine anche più importanti, questa è una 500 della Fiat. No, una Topolino della Fiat. Questo è un camion. Delle macchine singolari, particolari, forme strane, insomma, alcune se ne vedono in giro. C'era anche una pseudo macchina da corsa, poi non lo so le caratteristiche. Questa è chiaramente una tipica moto tedesca a birra. E chiaramente gente che mangia e tutti gli angoli, ovunque. Tutti gli angoli c'è sempre qualcuno che mangia. Questo è il padiglione invece dedicato ai piccoli, quindi alle mamme, passeggini, giocattoli, giochi, biciclettine, alimenti, insomma, ecco, tutto quello che riguarda il bambino, infatti era pieno di coppie giovani con bambini. Sempre nella zona dedicata al cibo c'erano diversi stand italiani, francesi, spagnoli. Trovo sia sempre interessante partecipare a questi eventi perché così giusto ti fa una passeggiata in modo di vedere insomma un po' di cose anche nuove, di novità sui vari ambiti. Poi questi sono circa 7-8 padiglioni completamente diversi e quindi molto interessante e vario, insomma contento un po' tutti. Ok, siamo alla fine. Se il video ti è piaciuto puoi anche pensare di mettere mi piace, di condividere questo video. Io ti do appuntamento ad un prossimo video. Ciao da Maurizio.